You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Bella gazzettari, ritorniamo con un nuovo episodio della Gazzetta MMA. Per questa settimana, lo sapete, alcuni dei video, perché li ho filmati tutti insieme nella stessa giornata, avranno questo tipo di formato, quindi con uno schermo, diciamo, interattivo, in modo che riesco anche a passare da una pagina all'altra, a farvi vedere statistica, a farvi vedere video, insomma, cercando di fare questo cambiamento. Spero che lo apprezziate. Se poi questo tipo di format vi piace, magari acquisirò anche una telecamera più performante per migliorare la qualità, però adesso voglio testare e capire se questo tipo di format ti piace. Prima di incominciare, perché sennò poi me lo scordo, perché l'argomento del giorno è davvero piccante, davvero molto interessante, e poi mi prenderà e mi scorderò di dirvelo. Come sempre, pollicione in su se vi piace questo video, se apprezzate il mio lavoro. Iscrivetevi se volete fare parte di questa community fatta di video sulle MMA, di ragionamenti e di scambio di pensieri e di idee, e soprattutto attivate la campanella per non perdervi tutti i contenuti. Allora, UFC 276, ragazzi, ha cambiato davvero tanto, perché chiaramente c'erano nomi importanti dei pesi medi che si andavano a scontrare. Da una parte c'era Israel Adesanya che andava a affrontare Cannonier, e dall'altra parte però, ragazzi, c'era anche Pereira che andava a scontrarsi contro Strickland, Sean Strickland, che teoricamente avrebbe dovuto mettere in difficoltà il brasiliano attraverso un gioco da terra abbastanza propositivo. Diceva nella press conference che avrebbe puntato su takedown, che avrebbe puntato comunque sul gioco da terra per portarlo nelle deep water. Sean, non abbiamo visto davvero niente di tutto ciò. Invece abbiamo visto un'ottima performance da parte di Pereira, che lo ha mandato col culo a terra entro la fine del primo round, ragazzi. Dunque le porte per una title shot tra il brasiliano e tra quello che è l'attuale campione dei medi della UFC sembrano un qualche cosa di davvero molto plausibile, molto fattibile, anche perché, ragazzi, è stato lo stesso Dana White a dire che il prossimo contender di Israel Adesanya con buona probabilità sarà proprio Pereira, ragazzi. Dunque, ragazzi, tutto ciò va sotto un certo punto di vista, comunque sotto il punto di vista di alcune delle persone che mi hanno scritto, contro la situazione di Marvin Vettori, ragazzi, perché alcuni vorrebbero una title shot nell'immediato per The Italian Dream, alcuni pensano che Pereira possa comunque chiudere le porte a un prossimo incontro titolato con Marvin Vettori. Invece, ragazzi, secondo me questa è un'ottima opportunità per Marvin. Perché dico questo? Marvin ha già perso due volte con Israel Adesanya, quindi è chiaro che una terza possibilità contro Easy è un qualche cosa che deve davvero essere meritata, mettiamola così. Quindi, siccome Israel Adesanya, secondo me, non avrà vita facile con Pereira, possibilmente ci potrebbe anche stare, questa chiaramente è Fanta MMA, che Pereira vada a sconfiggere Israel Adesanya e diventi il nuovo campione dei medi. A quel punto, nel caso Marvin Vettori riesca a battere Robert Whittaker, ci potrebbe essere una concreta possibilità per lui per la cintura. Altrimenti, ragazzi, se Israel Adesanya va di nuovo a sconfiggere l'opponent, quindi questa volta Pereira, e si riconferma campione, secondo me servirebbe qualcosa in più solo della vittoria con Whittaker per poi poter accedere alla cintura. È anche vero, ragazzi, diciamoci le cose come stanno, che a livello di medi, nonostante secondo me sia una division qualitativa, non è che siamo messi molto bene, perché c'è il campione Israel Adesanya seguito da Robert Whittaker, prossimo avversario del nostro Marvin Vettori in posizione numero 3. Robert Whittaker, anche lui, ci ha sconfitto due volte da Easy. C'è Jared Cannonier, appena fresco sconfitto contro Israel Adesanya UFC 276. Sean Strickland, che si è bruciato la sua possibilità per una title shot andando a perdere con Alex Pereira, ragazzi. E poi abbiamo Derek Brunson, che aveva già perso con Cannonier in eliminatoria per il titolo. Costa, che secondo me dovrebbe tornare a combattere nei massimi leggeri, dovrebbe comunque andare a combattere nei massimi leggeri. Abbiamo un Jack Hermanson, che comunque sia, secondo me, non è a livello dei primi cinque. E poi abbiamo Darren Till, che potrebbe rifarsi potenzialmente con una vittoria UFC Fight Night London del prossimo mese, ma molto più probabilmente, ragazzi, non riuscirà a meritarsi una possibile title shot contro Israel Adesanya. Quindi, ragazzi, paradossalmente
secondo me Marvin Vettori chiaramente arriverà in futuro alla title shot, è solo questione di tempo, ma il punto è che se Israel Adesanya si riconferma campione, secondo me, dato che Marvin ci ha già perso due volte, per avere la chiusura del cerchio e il terzo incontro servirà qualcosa in più che un'unica vittoria contro Robert Whittaker. Se invece Pereira vince, magari, ragazzi, una vittoria con Whittaker potrebbe essere sufficiente a garantirgli una possibilità per il titolo. Poi bisognerebbe anche capire che cosa in un potenziale, una potenziale situazione come quella farebbe il pelatone Brazzer, perché ci sta anche che vada a dare nell'immediato, cioè due mesi dopo, subito, la rivincita a Israel Adesanya. Tutto può essere, ragazzi, però anche un'opzione paradossalmente come quella, stiamo parlando chiaramente di Fanta MMA qui, stiamo parlando solo di ipotesi, anche se Israel perdesse il primo incontro, non è scritto da nessuna parte che poi riuscirebbe a vincere il secondo tra i due, dato che comunque hanno già combattuto due volte e ha già perso due volte. È vero, era Glory, è vero, era la kickboxing, è vero, tutto quello che vuoi, ma carta canta, ragazzi. Quindi molto interessato in una situazione come questo tipo, non va necessariamente a svantaggio di Marvin, perché vi ripeto, chiunque sia il campione, che non sia Israel Adesanya, secondo me Marvin Vettori ha più possibilità di combatterci nell'immediato. Questo è il mio punto di vista. Comunque sia, fatemi sapere qui sotto nei commenti a cosa ne pensate. Come sempre, ragazzi, vi invito a lasciare materiale croccante, interessante per la mia rubrica del botta e risposta, ragazzi. E noi, come sempre, ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao, belli!